Sinner penalizzato. Scandalo a Madrid. Gli organizzatori del torneo favoriscono Alcaraz. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Scandalo a Madrid. Sinner penalizzato per favorire Alcaraz. Gli organizzatori del prestigioso torneo ATP Masters 1000 hanno scatenato polemiche decidendo di dare un trattamento di favore al giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz a discapito del promettente Jannik Sinner. Ma qual è la vera ragione dietro questa controversa mossa? Con il torneo alle porte, i riflettori si accendono sulle decisioni degli organizzatori, che sembrano inclinare il campo a favore del favorito di casa. Alcaraz, acclamato come il futuro del tennis spagnolo, gode di un calendario favorevole che potrebbe mettere pressione sulle spalle di Sinner, già alle prese con problemi fisici. Secondo quanto trapelato, Alcaraz avrà il lusso di un giorno in più di riposo tra i match, un vantaggio non trascurabile su Sinner. Ma sarà davvero solo una questione di calendario? O c'è qualcosa di più dietro le quinte di questa mossa strategica? Le dichiarazioni incendiarie di Alcaraz aggiungono ulteriore suspense al mix. Parlando del suo impegno nel torneo, sembra che il giovane spagnolo sia pronto a sfidare i grandi nomi, inclusi Sinner e Djokovic, per il dominio del tennis mondiale. Ma sarà in grado di sostenere la pressione e dimostrare di meritare il trattamento speciale? Con il torneo alle porte, la tensione è palpabile. I commenti sono aperti. Cosa ne pensate di questa controversia? Chi sarà il vincitore indiscusso di Madrid? Lasciate le vostre ipotesi e domande. Il palcoscenico è pronto per uno spettacolo di altissimo livello e gli attori sono pronti a stupire.